Rimaniamo su questa rotta. Sì, capitano. Spegnere i motori di flusso. Sì, capitano. Perfetto. Inserisco il pilota automatico. Spegnere i monitor. Si è bloccato un'altra volta, lo sapevo. Perché devo tenere sempre io quello più vecchio? Tenente, prema contro l'altgancio. Ancora? Come faccio a premere se non ci sono i tasti? Come avete fatto, capitano? Sono o non sono il vostro comandante? Certo che... Ora a letto, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte, capitano. Buonanotte, capitano. Cioè, come ha fatto il capitano? Io non lo so, riesce a fare queste cose. A me mi stupisce sempre il capitano. Sono o non sono il vostro capitano? E che capitano? E che ci tengo? E che culo che si spende proprio mentre alzavo la mano? Guarda qua, che succede? Che succede? Ogni volta che resto da solo, guarda qua, va, questa strada è sempre piena di gente, appena resto solo. Sottotenente, sottotenente, presto si sbrighi. Non lo so, codice rosso, credo, non lo so. Comunque venga qui subito, immediatamente, perché sono rimasto da solo. Tenente, cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Io sono un pilota, di queste cose non ne capisco. Voi non mi dovete lasciare da solo. Io non voglio rimanere da solo. Quella è stata mia madre. Tutto colpo di mia madre, che ha detto vai, vai. Fai amicizia, conosci persone vere. Io non ci volevo venire. Non ci volevo venire. Non ci volevo venire. No. Ehi. Piccolino, piccolino. Tranquillo, ok? Ci sono qui io. Perché io so cosa fare. Cosa? Davvero, uomo? Chiamo il capitano. Capitano, capitano, è un'emergenza, capitano. Codice rosso, capitano. Capitano! Capitano! Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un... Comodi, capitano. Che succede? È suonato l'allarme, capitano. Qui scoppia tutto! Qual è il problema? Sul riscaldamento ad ore... lì. Io non ci volevo nemmeno venire, quella è stata mia madre, quella... Mettetevi più là, ci penso io. Dispiace, non si può far più nulla. Lo sapevo, lo sapevo! Le lastrine sono bruciate. Forza ragazzi, non perdiamoci d'animo. I prossimi usciranno dorati e croccanti. Ecco la crema che si scioglierà in bocca. Su, sottotenente, non faccia così. Su, sottotenente, non faccia così. Vedrà che la prossima volta usciranno meglio. Chiamiamo un cuoco nuovo. Chiediamo se ce lo mandano da un'altra astronave. Un cuoco nuovo. Computer. 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 Cioè, ma non può essere come a tutti i computer che unici computer e tu ti accendi. Computer. E voi, ciuciu. Oi, sembra questo il modo di rivolgerti al capitano. E la che palle che ti serve? Accendi il pilota automatico. Adesso? No, con calma, quando la principessa gli è comodo accendi il pilota automatico. Fa pure col capitano sarcastico. E a me giusto quello ricchio doveva capitare. I computer sono come gli angeli, non hanno sesso. Vabbè, allora ti chiamo Angela. No, Angela, preferisco. Angela, per piacere, vuoi inserire... No, Angelina, anzi, Anzilina. Anzilina, per favore, vuoi inserire il pilota automatico? Dopo, prima c'è una persona che vuole parlare con te. Attivo la chiamata. Capitano! Sei in linea? Capitano! Capitano! Alla posto. Oh, allora, ma nemmeno in questa, bisogna smetterla con questo discorso e dire che noi del sud non ci sa voglia di lavorare. O via! Noi ci sa vogliissima di lavorare, si lavora a bestia, si lavora... Capitano! Solo una cosa, se è possibile, mica per caso, così, dalle altre due astronavi vi avanza un cuoco, perché oggi abbiamo avuto un piccolo problemino con... No, niente di grave, niente di... però se avete un cuoco ce lo mandate. Poi il bagno, va pulito il bagno! Poi dopo si pulisce, si dà il cencio nel bagno, il cencio nel bagno! Il Capitano! Cencio, sì, sempre il cencio. Che bocca è stu cencio, non si è capito. Il cencio è uno strofinaccio.
Computer, spegniti. Oh, hai sentito? No, dico, hai sentito? Dicono che è arrivato un nuovo cuoco a bordo. E certo che ho sentito, e dicono che sei anche bravo. Dicono chi? Lui. Oh. Dice che sei bravo. Ma dove sono le due navicelle davanti? Stanno davanti. Non ci sono. Sono persi, lo sapevo. Lo sapevo. Io queste cose non le ho mai guidati. Lo sapevo, ci siamo persi nello spazio, guarda la mano. Tenente, si calmi, tenente. Io mi devo calmare, ci siamo persi nello spazio e io mi devo calmare. È lei che si deve agitare. Presto, chiami il capitano. Capitano, c'è un'emergenza. Capitano, un'emergenza. Cos'è? Avete bruciato altre nastrine? Peggio. Io non ci volevo venire! Abbiamo capito che lei non ci voleva venire. Capitano, abbiamo perso le due navicelle davanti. Ci siamo persi! Come abbiamo perso le navicelle davanti? Ma che cos'è? Una sveglia? Che vuol dire? È arrivato il momento di svegliarsi, capitano. Svegliarmi da cosa? Mamma! Mamma! Oe ma! Sei sveglio? Ho fatto un sogno strano. Ero nel futuro, nel 2019. E c'era questo astrofisico scienziato. Diceva che l'universo è sferico. L'universo come una grande palla. E in questo sogno Adamo Colombo è convinto che a una determinata velocità e una certa direzione si può fare il giro dell'universo andando sempre dritti. E nel sogno, mamma, i cinesi finanziano la missione, i cinesi, e fanno due navicelle. Ma Colombo dice no, tre, ci tiene che devono essere tre, e fa tre navicelle. E la terza ti voglio far vedere, mamma, come la fanno. La navicella gamma. E io sono il capitano, mamma. Sono il capitano di questa navicella. Il capitano. Mamma, hai sentito? Sì, ho sentito! Mamma! Mamma! Ah! Capitano! Capitano, si svegli! Ho fatto un sogno strano. Ero a casa. Un bel sogno. Insomma, avevo il sottotenente come madre. Anche mia madre somiglia al sottotenente. Ma il sogno, ho fatto un altro sogno. Nel sogno ho sognato che ci eravamo persi. Beh, capitano, in effetti non sapevamo come dirglielo, però forse abbiamo trovato il modo. Sottotenente! Ho preso la chitarra per dirle che il tempo di mangiare, uscire per cagare e accorgersi che lo spazio è molto grande e forse perciò se gridi spazio, 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 la gente ti fa spazio. Che cazzo a te? La prima navicella è scomparsa dalla vista, eppure la seconda non c'è più. Neanche più una stella, la notte si è incupita, un universo nero sempre più, sempre più. La sente? Questa voce che canta il mio cuore, capitano anuale.
spieghiamo il freno a mano e si salvi chi può. Si salvi chi può. Bravo. Bravo. Anche lei. Bravo.